Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 19 di Electric Motor News. In questa puntata abbiamo dei servizi riguardo alla Chevrolet Volt, con delle novità anche del sistema di car sharing Car2Go che viene inaugurato adesso con veicoli elettrici forniti da Daimler, e infine Nissan che si presenta al Politecnico di Milano. Ma iniziamo subito con la prima notizia, che parla di un tentativo di record mondiale di velocità con veicoli elettrici. Pendinesans, una spiaggia di 7 miglia lungo la costa meridionale del Galles, è passata alla storia nel 1924, quando un corridore giornalista e appassionato di motori, di nome Malcolm Campbell, ha segnato il record mondiale di velocità su terra con la Sumbian 350 HP denominata Bluebird. Da allora, l'equivalente britannico alle saline di Bonneville ha ospitato molti tentativi riusciti e falliti di record di velocità su terra e anche il primo incidente fatale con il conseguente seppellimento di un'automobile sotto la sabbia per oltre 42 anni. Il prossimo mese, circa 87 anni dopo che suo nonno ha guidato per primo nelle sabbie alla ricerca di un record di velocità, Don Wells verrà condotto sulla pista di velocità sullo stesso percorso da fare con un'auto completamente elettrica, con la quale spera di segnare un nuovo record di velocità su terra per una vettura elettrica. Wells non è nuovo alle automobili elettriche e nemmeno ai record di velocità. Nipote di Sir Malcolm Campbell e nipote di Donald Campbell, Wells ha già battuto tutti i record di velocità con molti dei suoi propri prototipi, stabilendo il record di velocità terrestre nel Regno Unito per un'auto elettrica due volte, nel 1998 e nel 2000, e il record mondiale di velocità per una vettura a vapore nel 2009. In totale è titolare di un World Land Speed Record, due record nazionali americani e otto record britannici. Ma nel suo nuovo tentativo con una macchina chiamata Bluebird, in onore alla lunga tradizione della sua famiglia nel mondo dei record di velocità, Wells cercherà di superare le 500 miglia all'ora, 804,5 km all'ora, con alimentazione ad energia elettrica. Durante il fine settimana del 2-3 luglio, Wells e il suo team avranno la prima vera opportunità di testare la capacità di Bluebird in velocità, mentre il record di 500 miglia all'ora non è pianificato per essere tentato fino al 2013. Il team valuterà accuratamente quanto velocemente la propria auto elettrica potrà andare. E con queste foto che avete visto della Bluebird in versione elettrica, noi voltiamo pagina e diamo la parola a Lilia Marcucci perché ci illustra del nuovo progetto Car2Go, che viene allestito a San Diego, in California, con dei veicoli smart electric. Vediamo.